La neosposa non vedrebbe di buon occhio l'ex Gefina e questo avrebbe provocato una frattura tra i due fratelli. Aggiornamento delle ore 20. Appena è esploso il gossip, Andrea Zenga ha provveduto a smentire tutto con un gesto su Instagram. L'ex Gefino ha postato una foto insieme a Nicolò da bambini e ha scritto: indissolubili. Frattura tra Andrea e Nicolò Zenga. I fratelli si sono sempre mostrati unitissimi e compatti, sin dalle prime ore sotto i riflettori. Quando Andrea Zenga ha partecipato a Temptation Island VIP era già evidente quanto fosse legato ai suoi fratelli, sia a Nicolò sia ai più piccoli. Lui e Nicolò però hanno vissuto anche il distacco da papà Walter e forse questo li ha uniti ancora di più. Hanno fatto pace col padre, ma a quanto pare si è rotto qualcosa fra loro. Il motivo? Potrebbero essere le loro compagne, in particolare Marina Crialesi non sopporterebbe Rosalinda Cannavò. Si tratta di puro gossip al momento e come tale va trattato. Qualcuno però ha deciso di raccontare dei retroscena sul rapporto tra i fratelli presentandosi ad Elianira Marzano come una persona molto vicina sia ad Andrea sia a Nicolò. Quest'ultimo aveva motivato l'assenza della sua famiglia al matrimonio spiegando che la famiglia della moglie Marina non poteva partecipare alla cerimonia e per questo hanno deciso di rimandare la cerimonia in chiesa con le famiglie. Si sono sposati in presenza dei testimoni e delle damigelle, nessuno più era presente al matrimonio e per questo sono iniziati i gossip sul rapporto tra Andrea e Nicolò Zenga. Oggi una presunta persona vicina ai due fratelli ha spifferato che ci sarebbe stata davvero una frattura. Non ci sarebbe stato il sostegno della famiglia di Nicolò nella scelta di non invitarli alle nozze e non solo, c'è stata una grossa litigata a quanto pare per il profondo astio barra invidia che ha la sposa Marina nei confronti della fidanzata di Andrea, Rosalinda Cannavò. Praticamente non c'è più nessun rapporto tra Nicolò Zenga con il fratello Andrea e la mamma Roberta.